Benvenuti nel primo race vlog di quest'anno. Siamo alla cassa. Ora sono sulla salita principale e il percorso è abbastanza veloce. Secondo me si girerà sui 13 e abbiamo 5 giri. Il percorso non ve lo faccio vedere, tanto il video del percorso è già online su YouTube su un altro canale, quindi ho deciso che fare il video era sprecato perché tanto tutti avrebbero già visto l'altro. Quindi vi porto con me in tutto il weekend. Questo è il quarto giro, devo fare ancora un paio di allunghi, poi scarico e si torna a casa. Domani partenza alle 9:30, quindi sveglia molto presto. Ho fatto la doccia, adesso andiamo a sistemare un po' la bici. Mamma mia che bellina la mia bici. Ora la portiamo dentro e gli diamo una controllatina. Farò un video a parte in cui spiego i lavori che faccio alla bici il giorno prima, comunque nei giorni prima della gara. Uscirà un po' più avanti, non so bene quando, però se volete vederlo vi consiglio di iscrivervi, così non ve lo perdete. Poi raga, il 60% di voi che guarda i video non è iscritta, ma perché guardate i video e non vi iscrivete? Che vi costa? Schiacciate iscriviti, non vi costa niente, a me fate un grande favore. Mi raccomando, controllate di essere iscritti, perché molta gente guarda i video, pensa di essere iscritto, perché magari gli appare nella home, ma poi va controllare e non è iscritta, quindi mi raccomando iscrivetevi. Dai, adesso faccio questi lavoretti e vi aggiorno nelle prossime ore. Ok, io ho finito di mettere a posto la bici, ho anche già preso le ruote dalla bici di mio padre, direi che sono pronto per domani, vado a prendere solo più l'abbigliamento e per oggi basta. Nanna, e ci vediamo domani, ciao. Meno due alla gara. Ok, sono arrivato a campo gara e tra 10 minuti mi inizio a scaldare. Qua sta arrivando tutta la gente e adesso mi concentro, basta video e ci vediamo dopo la gara. Ciao. Mamma mia che gara, pazzesca. Primo giro sono partito abbastanza tranquillo, eravamo in un gruppetto di 6-7, cercavo di rimanere più o meno a metà gruppo senza esagerare. Poi secondo giro abbiamo iniziato ad aprire, Ganzi ha fatto una bella aperta che è subito dietro Moncalvo. Io e Giulio siamo rimasti un po' più dietro a una quindicina di secondi. Là ho cercato di tenere duro e poi terzo giro mi sembra Giulio si è staccato e mi hanno ripreso due ragazzi che adesso non mi ricordo il nome. Diciamo che andavano, avevano una bella gamba. Siamo rimasti più o meno sempre così, con i primi due davanti, Fra e Moncalvo un po' davanti. Dal terzo al quarto giro non li vedevamo, quindi non so di preciso quant'erano, ma un po' avanti. Poi al quarto giro ho dato una manata a un albero che mi ha fatto perdere quei 10 secondi dal gruppetto, che purtroppo poi al quinto giro mi hanno costretto a fare un fuorigiri assurdo nella salita principale e li ho ripresi, però sono arrivato da loro che ero completamente finito e quindi poi siamo arrivati in volata, che tra l'altro nel gruppetto non me l'aspettavo, ma c'era anche Moncalvo che era il secondo. E quindi siamo arrivati all'arrivo secondo, terzo, quarto e quinto insieme. Volata, però io non avevo più, avevo dato tutto quello che avevo per riprenderli. Ho provato a fare la volata ma purtroppo l'ho persa. E niente, alla fine ho fatto quinto, però dai, va bene, sono punti importanti. Diciamo che ho recuperato un pochettino da Torre, dato che a Torre avevo fatto dodicesimo, quindi con i punti ero rimasto un po' indietro. Ora mi sono portato un po' più avanti. Prossima è Rivara, speriamo di andare bene perché anche quelli saranno punti importanti. Però comunque dai, sono soddisfatto, la gamba era bella piena, sono stato abbastanza costante, garetta di un'ora più o meno, poco meno, 58 minuti, 59 minuti.
Il percorso in prova, devo dire la verità, devo essere sincero, non mi faceva impazzire. Però in gara non c'era niente di troppo tecnico, purtroppo, in cui si poteva guadagnare un po' in discesa, ma c'era tanto da spingere e comunque aveva un bel ritmo. E niente, dai, ora torno a casa in bici, una trentina di chilometri, così per fare scarico bene con mio padre, con la bici da strada, così lo faccio tirare a lui e... io sto dietro buono, per far girare bene le gambe. E niente, dai, ci vediamo alla prossima gara. Iscrivetevi, mi raccomando. Ciao, raga.